Con la musica rock and roll e rockabilly arrivano gli Adels. In questa puntata di Generazione Non Stop siamo con gli Adels. Eccoli qua, ciao. Diego, chitarra e voce. Fabio, contrabbasso. Beppe Falzone, batteria. Gli Adels sono già arrivati al sesto album. Sì, abbiamo fatto l'ultimo album l'anno scorso, l'abbiamo registrato proprio durante questo periodo ed è uscito a luglio. Si chiama Pure South Billy Sound, è un condensato di brani nostri, alcune cover molto celebri. È un po' rispecchia quello che facciamo dal vivo durante i nostri concerti. È stato un lavoro abbastanza duro, però ci sta dando belle soddisfazioni perché siamo già alla terza ristampa. Vogliamo conoscere il genere musicale degli Adels. Noi facciamo rockabilly di ispirazione anni 50, però rivisto in una chiave molto più moderna. È una musica che è nata appunto negli anni 50, che però ha avuto un revival negli anni 80, che è quello che ci ha fatto conoscere questo genere musicale. Riprendiamo i classici oppure delle canzoni che non c'entrano niente col repertorio sotto la nostra ottica e facciamo un sacco di brani nostri. Sono tutti brani inediti? No, sono 10 brani nostri e 8 cover. I brani inediti raccontano però un po' le nostre storie. Invece le cover sono invece i brani che abbiamo preso dalla tradizione anni 50 o dai pezzi che non c'entravano niente, come abbiamo rifatto una versione rockabilly di Mambo Italiano, che non è un pezzo rockabilly. Qual è il brano con cui vi identificate di più? Allora, il brano con cui ci identifichiamo di più è un brano che ho scritto che si chiama Dusty Van e racconta del nostro furgone, della vita che facciamo sul nostro furgone, di tutte le esperienze fatte là sopra, di tutte le porcherie fatte là sopra. È il brano che proprio ci racconta, perché è proprio un brano che parla di vita on the road e che è quello che facciamo. Da quanti anni suonano gli Adels? Suono da 13 anni, dal 1994. Io e Diego abbiamo formato gli Adels, poi dopo un paio di anni si è aggiunto lui. E certo, abbiamo passato tante difficoltà, però tantissime cose belle abbiamo raccolto. Per Giuseppe gli Adels sono più un divertimento o un lavoro? Entrambe le cose direi, più un divertimento, perché abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci permette di divertirci, di conoscere tanta gente, di stare in giro, di fare tante esperienze, comunque direi anche un lavoro però, perché è abbastanza faticoso. Consideriamo che la prossima settimana partiamo in tour, saremo più di 12 giorni praticamente fuori in giro per l'Italia,
dal Lazio alle Marche, alla Calabria, alla Puglia, di nuovo in Sicilia, cioè è bello ma anche un po' faticoso. Ringraziamo gli Adels e noi ringraziamo Generazione Non Stop per lo spazio concessoci. Ciao ragazzi!